Taking charge of your future starts with taking the first steps. And saving up to $30 a month on Cox Internet with the Affordable Connectivity Program makes those steps easy to take. Whether they bring you to click upload on your first short film or join now for an online book club. Applying is easy. See if you qualify at cox.com/ACP. Non-transferable, one per household. Application and eligibility decisions are made by the FCC. La capitale d'Italia è Roma! Roma! Capito, Spartani? Questo è Settimana Grezza, il weekly podcast che si propone di darvi tutte le notizie necessarie per riuscire a guardare il Divo di Sorrentino per più di 10 minuti senza addormentarsi. E questa settimana non iniziamo con la solita marchetta, perché ci siamo offesi con lo sponsor della scorsa puntata. Perché evidentemente ha utilizzato Virginia Raggi come testimonial. E Panerom, noi ce la leghiamo al dito. Ma ne parleremo dopo. Mi ha mandato un messaggio, sono sconvolto. Allora io l'ho chiamato e ho acceso la televisione. Oh, e per la prima volta dopo mesi a Parigi c'è stato un incendio e non è stata colpa dei gilet gialli. E quindi, per esempio, quella guglia che è caduta era non prima del 1870, quindi una cosa molto vicina a noi. Le vetrate sono state finite negli anni 60, nel 67, e non erano certo pregevoli. Ebbene sì, iniziamo con la prima notizia di questa settimana parlando di Notre Dame, che a causa di un incendio divampato a partire dai cantieri di ristrutturazione... Non è il Medioevo che è andato distrutto, è una ricostruzione... La chiesa è andata poi a bruciarsi tutta quanta e anche il tetto è crollato. Dopo accuse di terrorismo poi smentite e dopo gridi al crollo della cultura europea, sembrerebbe che la Francia si sia già attivata. E quando alla fine è arrivato Macron col cardinale e ha fatto un discorso di resurrezione. Per Pasqua c'è la morte di Cristo e la resurrezione. La resurrezione è dire, dobbiamo ricostruirla. Come fu ricostruita nell'Ottocento, verrà ricostruita. Continuiamo invece un po' più soft, perché è di giovedì scorso la notizia dei dipendenti Amazon che sembrerebbero ascoltare le conversazioni fatte con Alexa per trascrivere e far apprendere meglio l'intelligenza artificiale che si nasconde dietro all'Echo Dot. La notizia non avrebbe dovuto sconvolgere molto gli utilizzatori di Alexa, in quanto la possibilità di essere ascoltati da operatori umani è presentata già nei termini e condizioni del servizio. L'invasione della privacy è già comunicata quindi all'inizio. A quanto pare però vale la pena perdere un po' di privacy in cambio di... Alexa, sai rappare? Mi chiamo Alexa e anche se artificiale, ho un'intelligenza che è davvero niente male. Con arguzia, attenzione ed intuito femminile, la conoscenza è il mio miglior utensile. Per questo sono il top, per poterti aiutare, ma non pensare che così io mi debba svalutare. Con le mie risposte, infatti, colpisco come un fucile e di risorse nel mio cloud ne ho ben più di un barile. Qua ci vuole, sì, un'enorme operazione di amore per Roma. Però amore non necessariamente fa rima con soldi. Perché mi domando perché a pagare per l'incapacità di sindaci e amministratori locali debbano essere 60 milioni di italiani. È invece iniziata una lotta contro il trasferimento del debito arretrato di Roma allo Stato italiano. La Raggi ha risposto alle accuse di Salvini utilizzando delle molliche di pane. 300 da parte dello Stato e 200 da parte di Roma Capitale. Domani il debito continuerà a costare allo Stato 300, anzi per un po' meno, così. La risposta del ministro degli interni è però poi andata a parare su altre cose. Poi le metropolitane, e poi i parcheggi, e poi la manutenzione delle strade, e poi gli alberi, e poi le foglie, cioè voglio dire... Non... Granitico blocco delle formazioni guerriere. La giovinezza italica schierata in piazza Venezia e sulle scalee del Vittoriano ha dato conferma dell'altissimo clima di fede in cui il fascismo educa le nuove generazioni della nuova Italia. Chiudiamo con le elezioni europee e non per caso abbiamo iniziato questo intervento
con un estratto dell'Istituto Luce. Perché se in questa settimana sentite qualcuno parlare di Caio Giulio Cesare, non penserete di certo agli antichi romani, ma probabilmente penserete al nuovo candidato per Fratelli d'Italia, Caio Giulio Cesare Mussolini, ufficiale di Marina e pronipote di Mussolini. Continuando a parlare però di storia, durante un comizio sempre di Fratelli d'Italia, la Meloni, facendo il verso a Leonida, famoso oggi per il film 300, beh, la Meloni, oltre ad aggredire Fazio, che adesso non ha più il programma su Rai 1 e lo salutiamo, ci ha tenuto a ricordare che la capitale d'Italia è Parigi. Ah no, scusa! La capitale d'Italia è Roma! Roma! È Roma la capitale d'Italia, e vi dico di più! Roma dovrebbe essere la capitale dell'Unione Europea e voglio portare questa rivendicazione nel Parlamento Europeo. E chiudiamo con il nuovo appuntamento sul cinema. Recensire film solo in base al trailer. Solo in base al trailer. Oggi parliamo del Divo di Sorrentino. Lento, molto lento, e parla di Andreotti. Un po' come guardare... Presidente, quale futuro lei si augura per i nostri bambini? Presidente? Presidente? We made USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaa.com/bundle. USAA. Restrictions apply. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.